una precisazione sulla metodologia. Quello che è stato detto in passato permane ed è confermato dalla precedente risposta, nel senso che la risposta non dice nessuno ci ha detto niente e quindi punto, la cosa è chiusa. Quando si dice in relazione al caso citato la provincia non ha ricevuto alcuna richiesta di intervento, è nel momento in cui arriva una interrogazione, che è una modalità ufficiale di richiesta, e dire fino a questo momento non ci è arrivata nessuna, anche perché l'attivazione, la preoccupazione su una crisi, la preoccupazione su dei lavoratori, allora se vogliamo dirla, non è necessario che passi attraverso un'interrogazione. Un consigliere può anche chiamare l'ufficio crisi o l'assessore e dire c'è questa situazione, varrebbe la pena seguirla e monitorarla. Nel momento in cui c'è una richiesta scritta con un'interrogazione, viene precisato a quel momento, come dire, né i sindacati, né l'azienda, né nessuno ad oggi ci aveva fatto le richieste. Però non è che ci si ferma, infatti si va avanti. E infatti sono stati contattati i sindacati per primi, perché noi in genere per primi ci rivolgiamo ai lavoratori sulla situazione. E da loro abbiamo avuto risposta, adesso banalizzo la risposta, è andato tutto a posto. E questo, a quel punto, voglio dire, ci si ferma, ma fra l'altro nel nostro archivio, monitoraggio, eccetera, tutte queste situazioni, compresa questa, da questo momento continuano a essere seguite. Veniamo alla situazione Fastweb. Ma anche qui è una situazione che ad oggi ovviamente è andata a risolversi con il nostro piccolo intervento, ma devo dire con un intervento soprattutto in questo caso del Ministero, nel senso che a fronte di una preoccupazione dei lavoratori, dei sindacati, non tanto di problemi di esubero in questo caso, Fastweb come nel caso di Wind, situazioni che vanno bene, ma una esigenza dell'azienda di esternalizzare una parte di attività, di fatto siamo stati sollecitati, abbiamo incontrato i sindacati, immediatamente abbiamo convocato l'azienda facendo presente che era necessario vedersi per questa preoccupazione, perché situazioni analoghe erano state da noi seguite. Abbiamo fissato una data che era quella del 15 di maggio, l'azienda si era detta disponibile a venire. Prima di questa data, in una convocazione al Ministero, è stato raggiunto un accordo fra l'azienda e le organizzazioni sindacali, i lavoratori, che ha chiuso positivamente la vertenza. Di fatto, siccome l'accordo prevede una serie di passaggi, di trasferimenti e comunque una serie di attività, anche in questo caso il monitoraggio rimane attivo per verificare che tutto proceda secondo l'accordo previsto, ma diciamo la vicenda in questa fase di questo tipo, in questo momento si è chiusa positivamente con un accordo tra l'altro ratificato e votato dalla stragrande maggioranza dei lavoratori Fastweb. Adesso diciamo che, visto che l'assessore ha esordito anche con una risposta, una precisazione su quella precedente, l'importante è, come dire, è intendersi su quello che si va a fare, e l'importante è riuscire poi a intervenire nelle situazioni che meritano l'attenzione. Poi che la segnalazione avvenga come noi di Italia dei Valori tradizionalmente la facciamo, con un'interrogazione, poi se ci sono anche altri metodi va bene, siamo, per ora le abbiamo sempre fatte così. No, appunto. Per quanto riguarda il caso specifico di Fastweb, sicuramente questa è una situazione che è stata gestita anche ovviamente a livelli superiori del nostro, ma su cui noi abbiamo fatto la nostra parte. Peraltro la risposta, il testo scritto della risposta è ovviamente datato, perché era addirittura prima dell'incontro che abbiamo fatto in commissione, quindi tempo addietro. Però sappiamo che sia la commissione lavoro guidata dal consigliere Marzullo, sia l'assessorato hanno fatto la loro parte, anche grazie nel nostro piccolo al sollecito venuto dalla nostra interrogazione. L'importante è che in questo caso
la provincia abbia fatto la sua piccola parte per contribuire alla risoluzione, speriamo, della vicenda, che comunque, come ci ha garantito l'assessore, resta monitorata come tutte le altre. Grazie.